Allora, salve a tutti, anzi buonasera, salutate a Sebi. Oggi ho trovato un sito che si chiama www.lasailunga.it e ci sono quiz e test, ragazzi, guardate qua. Allora, quiz e test di cultura generale, quiz e test di geografia, di storia, di scienze. Ci possiamo cimentare anche a volte letteratura, cinema e televisione, storia dell'arte e sport. Guardate un po', già qua ci sono quelli consigliati. Logica 2, cultura generale, vero o falso? Insomma, c'è anche letteratura Stephen King, però diamoci un orario. Ho capito il punto di partenza, non vi dico l'orario che sono, capite, bruttino, perché sono, sembra che siamo in differita, cioè finta che siamo in diretta. Va bene, quindi io cercherò di stare una ventina di minuti. Insomma, vediamo quanto durano questi test. Facciamo quello di letteratura. Allora, quiz sulla letteratura. Allora, guardate un po'. Abbiamo fantascienza. E ti dice anche se sono facili o sono difficili. Ecco, già per esempio Stephen King sono difficili, letteratura contemporanea difficile. Perché qualcuno si è lamentato, ma questi quiz sono troppo facili. Sono da scuola elementare, anzi dall'asilo. Sì, perché non pure da lattanti, visto che ci siamo. E quindi qua c'è scritto difficile. Poi è chiaro che, ragazzi, quando uno le cose le sa sembrano tutte facilissime, no? Quando le cose sono difficili, se prendiamo quello là, che ne so, un quiz di fisica, un quiz che ne so, di fisica quantistica, anche se c'è scritto facile, è chiaro che se uno non ne sa niente risulterà sempre difficile. Però qua vedo che ci sono letteratura media, Pirandello, Ungaretti, no, Ungaretti e Montale no, per favore. Però c'è Stephen King, questo può essere interessante. Letteratura 001. 01 media. Insomma, ragazzi, sai che facciamo? Iniziamo dalla fantascienza. Questo qua è facile, così ci rendiamo conto se in realtà sono facili o sono difficili. Andiamo. Forza. Allora. Quiz. Ah, sono tutte quante a scorrimento. Va bene, quindi a poco e credo che daremo noi la risposta e non mi segnerà nulla. Va bene, allora, cominciamo. Ghiaccio 9 è un romanzo scritto da. Ecco, io vorrei vedere se chi mi ha detto che sono troppo facili questi quiz, io vi dico Ghiaccio 9. Chi l'ha scritto? Ecco, qua ci sono delle opzioni, naturalmente, che Kurt Vonnegut, George Orwell, Mary Shelley e William Gibson. Naturalmente hanno scritto. Mary Shelley non so quando ha scritto di fantascienza, però tutti gli altri certamente sì. Però Ghiaccio 9, ragazzi, è stato scritto da Kurt Vonnegut. Non ce l'ho, non l'ho letto, però ho mattatoio numero 5, però questo qua lo so di fama, diciamo così. Allora, quale tra questi romanzi è ambientato in un futuro dispotico, in cui leggere o possedere libri è considerato un reato? Allora, credo già di saperlo perché ci ho fatto la recensione un anno fa. Allora, non è Guida Galattica per gli autostoppisti, non è Ubik. E non è Terre Desolate, ma sicuramente è Fahrenheit 451 e andiamo avanti. Ah, Orson Welles, in un celebre programma radiofonico nel 1938, adattò un noto romanzo di H.G. Wells. Quale? Allora, c'è La guerra dei mondi che sicuramente ha scritto lui. Il risveglio del dormiente, non mi ricordo di chi è, i robot di Asimov e il cacciatore di androidi. Allora, io direi che La guerra dei mondi, mi sembra quello là più famoso di H.G. Wells, è probabilmente quello là che è stato fatto in questo celebre programma radiofonico, però bello come cosa. Oggi forse non, certamente non li fanno più. Allora, scrisse Viaggio al centro della Terra. Vabbè, ragazzi, si era detto che era facile, effettivamente. Questo penso che lo sanno tutti. Non ci perdiamo tempo, sicuramente Jules Verne. Famosissimo. Poi Mary Shelley scrisse il noto romanzo Dracula. Vero o falso? No, direi che il romanzo Dracula è di Bram Stoker, certamente non di Mary Shelley. Vabbè, qua ragazzi, allora penso che concluderò con 6 su 6. Io Robot è una raccolta di racconti di Jules Verne, Howard Phillips Lovecraft, Orson Scott Card, questo non lo conosco di, e Isaac Asimov, però questa qua è troppo facile. Allora, vediamo, controlliamo quanti
quanto ho fatto, credo che qui ci siano pochi dubbi. Allora, quiz letteratura fantascientifica, ecco, abbiamo fatto 6 domande su 6, quindi facendo delle risposte 100%, erano tutte domande corrette, facciamo vedere qua anche dal notaio, erano tutte corrette, va bene. Allora, ci cimentiamo, che ne dite, con, andiamo qua, letteratura Stephen King, tanto ancora sono passati solamente 5 minuti, andiamo. Questo dovrebbe essere medio, poi c'è un altro, ecco, difficoltà media, che l'ho visto dal pallino arancione. Allora, cazzo, già qua cominciamo. Jack Torrance è un personaggio del romanzo di Stephen King. Io me li ho letti in realtà, a parte Shining, però Jack Torrance potrebbe essere la zona morta. Potrebbe essere la zona morta, effettivamente. Qua, ragazzi, scusate, gli amanti di Stephen King, però l'ultimo libro che ho letto risale almeno una decina d'anni fa e i nomi non me li ricordo, non mi ricordo neanche quello di Misery. Potrebbe essere la zona morta, rischiamo, andiamo. L'incendiaria era una protagonista, era femminile, Shining non mi sembra che si chiamasse Jack Torrance. Vabbè, facciamo la zona morta. La carriera di Stephen King inizia nel 1974 con il romanzo intitolato... Beh, credo che sia proprio Carrie. Intanto compare Maurizio Battista, lo salutiamo, mio carissimo amico. Allora, facciamo Carrie, perché questi qua credo siano postumi. No, postumi la morte, ma postumi. Sì, vabbè, Maurizio, poi me lo racconti dopo dei Savage Avengers. Ora fammi fare i quiz. Allora, domanda numero 3. Pet Sematary venne scritto nel 2000, 1989, 1983, 1997. Questo è difficile. Allora, 2000 no di certo. Scusate, grazie, ogni tanto vado bevendo. 2000, Maurizio. Dopo. Allora, Pet Sematary venne scritto nel 2000 no. 1989 potrebbe starci. 1983, 1997. Questo è difficile. Questo è difficile. Il 2000 lo tendo a escludere. 83 è il mio anno di nascita, ossia 40 anni fa è stato scritto Pet, se mi pare esagerato. Sono indeciso fra 89 e 97. Facciamo 89. Andiamo. L'altro gruppetto di 3 domande. Il romanzo It è ambientato a Castle Rock. Vero o falso? Allora, ci sono tanti romanzi di Stephen King che sono ambientati a Castle Rock. Non me lo ricordo. Porca miseria, non me lo ricordo. Se anche lui è ambientato a Castle Rock. Sicuramente a Castle Rock c'è ambientato Cose Preziose. E tanti altri. Però tante cose girano intorno a Castle Rock. Mettiamoci vero, dai. Anche se poi sarà falso. Paul Sheldon è il protagonista del romanzo Shining, l'ingegnere Zona Morta e Misery. Allora, se prima ho detto che era l'altro, Zona Morta, l'incendiaria, vabbè Maurizio, la Zona Morta, l'incendiaria, direi di no, quindi mi resta Shining e Misery, però potrebbe essere, mi sembra più un nome da scrittore, ecco, siccome mi ricordo che era uno scrittore, Misery non deve morire, facciamo che il protagonista è il romanzo di Misery. Ragazzi, fucilatevi poi, stichinghiani. Stephen King è nato il 21 settembre 1947, mi pareva che questo era vero perché era probabile, è nato nel Maine, nel Massachusetts, in California o nello stato di Washington, credo che sia nel Maine questa qua, vediamo, controlliamo, mannaggia, ne ho beccate 3 su 6, che figura, 50%, vediamo cosa ho sbagliato. No, no, ecco perché me li sono invertiti. Allora, Jack Torrance è il personaggio di Stephen King di Shining, è iniziato con Carrie, è giusta. Ah, Pet Sematary è invece dell'83, quindi questo romanzo ha veramente 40 anni. Ecco, è là l'altro, il romanzo It è ambientato a Castle Rock. Era falso, infatti non me lo ricordavo questo dettaglio. Paul Sheldon è veramente, infatti era il nome da scrittore, si vedeva. E poi che è nato nel Maine, è giusta. Va bene, ok. Allora, facciamo una cosa, letteratura 01. Ah, qua c'è il cinema Steven Spielberg, è simpatico questo qua. Facciamo una trasvolata su Steven Spielberg? Facciamo, dai, quando abbiamo ancora altri 5, 6, 7 minuti. Vediamo un po'. Allora, Steven... Qua spaziamo. Siamo andati un po' nel cinema, ci ritorniamo alla letteratura, dai. Allora, Steven Spielberg è uno dei fondatori della casa cinematografica DreamWorks.
quella che ha fatto Shrek, Kung Fu Panda, eccetera. Vero o falso? Secondo me sì, perché comunque sia, vedo a volte produttore vi dicendo Steven Spielberg, potrebbe essere vera. Quale di questi film non è stato diretto da Steven Spielberg? Allora, Il Colore Viola, Lo Squalo, Guerre Stellari, Indiana Jones e Il Tempio Maledetto. Indiana Jones è meraviglioso. Allora, Il Colore Viola non lo so, però di certo Guerre Stellari dovrebbe essere cosa di... come si chiamano? Mannaggia, poi quando metto a fare sti cose mi vengono botte di amnesia, di George Lucas. Quindi Guerre Stellari. Mamma mia Maurizio, mi stai bombardando. Allora, andiamo qua. Domanda 2. Nel film Jurassic Park, Tim e Lex, che sono, si trovano nella cucina del centro visitatore e vengono attaccati da due velociraptor. Due tirannosauri, tra l'altro ce n'è anche uno in quel film. Allora, Steven Spielberg appare come attore in The Blues Brothers. Vero o falso? Potrebbe essere vero, perché questo è uno dei film che piace tantissimo al mio amico Mario. E forse mi ricordo che mi ha raccontato qualcosa del genere. Mettiamoci che è vero. Allora, con Schindler's List, Spielberg vinse 3, 5, 7 o 9 premi Oscar? Qua non lo so proprio. Potrebbero essere 5, 3 o 9. 9 mi sembrano esagerati. Manco il Titanic, forse il Titanic ne vinse 9. Però mi ricordo che ha vinto abbastanza premi Oscar. Questo qua me lo ricordo. 9 mi sembra esagerato, mettiamo 7. Vai. Il film Incontri ravvicinati del terzo tipo narra di un'appassionante storia d'amore, no, di una civiltà aliena che vuole mettersi in contatto con l'uomo, sì, l'incontro con uno squalo, no, la venuta sulla terra, no, quello è coso, è extraterrestre, no, allora mettiamo qua di una civiltà aliena che vuole mettersi in contatto. Controlla, oh, ho fatto 6 su 6, 100% giuste, controlliamo tutte, sono tutte corrette. Benone. Allora, qua naturalmente ora mi suggerisce tutti quelli col cinema, ma io vorrei ritornare a... Facciamolo un altro Stephen King, che secondo me voi siete appassionati di Stephen King, tanti. Però occhio perché questo qua è difficile, e quindi vediamo un po'. Quiz letteratura, Stephen King 2. Allora, questo è difficile, quindi raga, qua già si arriva a metà e assai. Allora, in La bambina che amava Tom Gordon, che è un libricino piccino picciò, ma perlomeno in base alla media di Stephen King, la protagonista Patricia Trisha McFarland si innamora del suo compagno di classe Tom Gordon, no, era un giocatore di football. Si perde in un bosco, e questo è vero, partecipa a una marcia, no, rimane chiusa nella stanza 137 in hotel di San Diego. Allora ragazzi, vedete che se uno ha letto il libro le cose vengono facili. Quindi non ci sono domande facili o difficili, ma ci sono cose che sappiamo e cose che non sappiamo. Quindi si perde in un bosco. Il nome del primo libro della serie... questa non l'ho letta proprio. Il nome del primo libro della serie La Torre Nera. Ecco, come si chiama? I Lupi del Calla, La Torre Nera, Terra Desolata dell'Ultimo Cavaliere, naturalmente. Potrebbe essere o La Torre Nera, proprio così, o L'Ultimo Cavaliere. Sono indeciso, però secondo me essendo il primo della serie probabilmente l'ha chiamato proprio La Torre Nera. Sono, credo sia una sorta di western fantasy, una cosa del genere. La Torre Nera, cose proprio lontane dai miei gusti. Quale dei seguenti romanzi è stato concepito come un romanzo a puntate? La Chiappa Sogni, Colorado Kid, Il Miglio Verde, La Scatola dei Bottoni di Wendy. Che mi sa, quell'ultimo non lo so, non lo conosco proprio, però La Chiappa Sogni, se ricordo bene, mi pare che si divida in capitoli, non lo so effettivamente se sta cosa è vera. Colorado Kid non l'ho letto, Il Miglio Verde non è di certo un romanzo a puntate, La Scatola dei Bottoni di Wendy non lo conosco questo qui. Facciamo La Chiappa Sogni, ma no, ma quello forse era Cuori in Atlantide. Senti, mettiamo La Scatola dei Bottoni che non conosco, andiamo avanti. Stephen King, con lo pseudonimo di Richard Bachman, scrisse un solo libro. No, voglia quando ne ha scritti, questa è falsa. Quale dei seguenti romanzi è ambientato sotto una cupola? La tempesta del secolo, Under the Dome. Questo è, non l'ho comprato. Ma perché hanno messo così? Anche il titolo in italiano è così. La zona morte, 22 novembre 63. Tra l'altro gli altri li ho letto. La tempesta del secolo no. Però è Under the Dome, già si vede la cosa e mi ricordo anche la copertina del libro, anche se non l'ho comprato, mi pare che dovrebbe essere questa. L'immaginaria cittadina di Castle Rock si trova in California, nello Utah, nel Maine, nello stato di Washington. Senti, lui è del Maine,
Mettiamo che sia nel Maine anche lì, perché sennò sarebbe bella anche California. No, diciamo che è nel Maine, va? Il posto dove è nato Stephen King. Controlla. 4 su 6. Che cosa ho sbagliato? Vediamo un po'. Allora, la prima era corretta. Ecco, naturalmente si chiamava L'ultimo cavaliere, non La Torre Nera. Ah, quale dei seguenti romanzi è stato concepito come un romanzo a puntate? Il Miglio Verde. Ma porca miseria, non la sapevo sta cosa. E poi tutte le altre sono corrette. Va bene, ragazzi, ci rimane poco tempo. Facciamo quindi letteratura... Letteratura 1. O l'abbiamo già fatto prima, no? No, ok, questa è media. E qua poi concludiamo. O magari se lo volete un po' più lungo, già siamo un quarto d'ora di video. Magari possiamo arrivare a 20-25 minuti, così ne facciamo più di uno. Allora, Sostiene Pereira è un romanzo di Gabriel Marcia Marquez, una raccolta di poesie di Pablo Neruda, un romanzo di Antonio Tabucchi, un romanzo di Cesare Pavese. È chiaro che... mi pare che ce n'era uno sulla letteratura moderna. Allora, adesso faccio brutta figura con la letteratura, diciamo così, passata. E poi voglio provare la letteratura moderna, che è quella forse dove sono più portato, dove ho più esperienza. Sostiene Pereira, non lo so, mettiamo Antonio Tabucchi, qua anche salutiamo la famiglia Belfiore. Gabriel Marcia Marquez, Garciano non credo sia Sostiene Pereira. Pablo Neruda, potrebbe essere Sostiene Pereira, una raccolta di poesie di Pablo. Non conosco Tabucchi, mettiamoci questo qua. Chi ha scritto La Luna e i Falò? Non lo so. Mario Rigoni Stern, Beppe Fenoglio, Cesare Pavese, Carlo Emilio Gadda. Sai che ti dico? Ci mettiamo Carlo Emilio Gadda così facciamo felice a Claudio Pinna, anche se è sbagliato. Quale di questi letterati non fu insignito del premio Nobel? Grazia Deledda, Luigi Pirandello, Salvatore Quasimodo e Giuseppe Ungaretti. Mi pare che forse Quasimodo non ha vinto il premio Nobel per la letteratura. Facciamo Quasimodo, vediamo. Anche Grazia Deledda potrebbe essere. Disastro. Alberto Moravia, che non ho letto mai nulla, scrisse anche La Naia, Gli Indifferenti, ma è sicuro che non è La Noia? Gli Indifferenti, Cervello, Cristo si fermò a Eboli. La Naia. Deve essere che era La Noia. Mettiamo questo qua. Ho scritto Gli Indifferenti. Mamma mia, questa qua è terribile. Meriggiare pallido e assorto presso un rovente, un muro d'orto, qualcosa del genere. Questa me la ricordo, che il mio professore italiano la lesse in classe. Questa cosa è una poesia di Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Giovanni Pascolo e Umberto Sabba. Ecco, io naturalmente non me la ricordo, però credo che sia di Montale. Quale di queste opere di Italo Svevo? L'Ulisse, l'Idiota, Senilità e Promessi Sposi. Allora, l'Ulisse no, è di James Joyce, Promessi Sposi di Manzoni. Resta l'Idiota e Senilità. L'Idiota o Senilità? Anche Senilità poteva essere. L'Idiota di Italo Svevo. L'Idiota. Mi ricordo sto romanzo, L'Idiota. Qua faccio la figura dell'Idiota pure io. O Senilità. Allora, la testa mi direbbe di dire Idiota, L'Idiota, però L'Idiota ho come qualcosa in mente che mi ricorda che sia di qualcun altro. No, forse L'Idiota, ecco, L'Idiota è di qualche scrittore russo, di Dostoevsky o qualcosa del genere. Facciamo Senilità. Vai, vediamo quando le indovinate. Vabbè, 50%, almeno me la sono cavata, dai, 3 su 6, almeno ancora un'insufficienza non l'ho presa mai. Allora, vediamo se ho sbagliato, che La Luna e i Falò l'ha scritto Cesare Pavese. Che il premio Nobel non l'ha mai vinto Giuseppe Ungaretti, poveretto, a Quasimodo io l'ho data. E Alberto Moravia scrisse Gli Indifferenti, mannaggia. E poi gli altri li ho indovinati, va bene, ok. Allora io volevo letteratura contemporanea, se c'era gentilmente. Letteratura contemporanea 2, l'uno non c'è, facciamo questo qua che è rosso. Quindi questo qua deve essere difficile. Allora, difficile. Allora, questo è difficile, non sto dicendo, è difficile. Ci confrontiamo con la letteratura contemporanea, e quindi questo è qualcosa che so più portato. Allora vediamo un po', Il Miglio Verde è stato scritto da, ragazzi andiamo velocissimi, Patricia Highsmith, grandissima scrittrice, bravissima, Robin Cook è uno dei miei scrittori preferiti, e Robert, non mi ricordo se era Robert, Lansdale è altro scrittore mio preferito, ma Il Miglio Verde è di Stephen King. Kay Scarpetta è un personaggio letterario inventato da, guarda, manco le guardo, da Patricia Cornwell. Eccola là, tra l'altro ce n'erano tre opzioni.
Tutte e tre donne hanno messo. Io non ho paura, anche questo qua non la leggo, Io non ho paura è un libro di Nicolò Ammaniti. Umberto Eco, Sandro Veronesi, Nicolò Ammaniti e Stefano Benni. Ragazzi, vedi, qualcuno le cose le sa. Non esiste facile o difficile. Quale di questi romanzi non è di Daniel Pennac, scrittore francese, Il paradiso degli orchi è suo, La fata carabina è sua, La compagnia dei celestini è di Stefano Benni, Ultime notizie dalla famiglia, quindi direi La compagnia dei celestini. Ecco, Mauro Corona, questo è uno che lo conosco solamente perché lo vedo in TV, non è, però vuol sapere, non è uno scrittore, un alpinista, nato ad Erto o uno scultore? Allora, scrittore lo è sicuro, un alpinista anche, che tra l'altro sembra con quella canotta, barba, non so se ce l'avete presente, ma che non è Maurizio Corona, è Fabrizio Corona, è cosa? Mauro Corona. Allora, io dove sia nato non lo so, e non so se sia anche uno scultore, però essendo un pochino abbastanza stravagante come personaggio, non mi sorprenderebbe che fosse anche scultore. Mettiamo questa qua, che è nato ad Erto, è sbagliata. Poi magari... Lo Svaldo Soriano Football Club, che è sta cosa? È la nazionale di calcio degli scrittori italiani, vero o falso? No, non si chiama nazionale... Ah no, degli scrittori italiani, o dei cantanti. Lo Svaldo Soriano Football Club è la nazionale di calcio degli scrittori italiani. Buh! Mettiamo vero. Controlliamo. Oh, 6 su 6, 6 su 6. Tutte corrette. Corretta, 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 corretta. Allora dai, ci facciamo l'ultima? Fantascienza già l'abbiamo fatta, Oceano, Seconda Guerra Mondiale, e l'ultimo, volevo chiudere in bellezza. Letteratura 1, questa qua l'abbiamo fatta? Sì, sostiene Pereira, questo qua l'abbiamo fatto. Letteratura contemporanea 2, ma non c'era letteratura contemporanea 1 che chiudeva in bellezza? Eugenio Mondale, Pirandello, cultura generale? No, e allora come facciamo a tornare indietro? Vediamo qua, torniamo sulle categorie e andiamo a vedere qua letteratura. Letteratura, fantascienza, Stephen King, letteratura contemporanea 2, letteratura contemporanea 1, facile. Chiudiamo con questo qua? Dai, così poi sto tranquillo, chiudiamo con qualcosa che so. Qua c'era letteratura Stephen King media. Facciamo questo qua, letteratura contemporanea 1, facile. Così chiudiamo in bellezza. Allora, qua si parla di Hannibal Lecter. Ragazzi, questo qua penso lo conoscete tutti, è un personaggio del libro di Halloween, Il silenzio degli innocenti, di It o di Coma. Allora, Coma è tra l'altro sempre di Robin Cook, It di Stephen King, Halloween non so di chi sia, ma certamente è un personaggio del silenzio degli innocenti. Allora, la trilogia Millennium è stata firmata da Stephen King, Chuck Palahniuk, Stieg Larsson e Joe Lansdell. Certamente, ragazzi, lo conoscete tutti anche questo, che è Stieg Larsson. Il nome della rosa è stato scritto da Umberto Eco, Sandro Veronesi, Nicolò Ammaniti e Stefano Benni, certamente da Umberto Eco. Qual è il nome del commissario Mondalbano? Pronto, Mondalbano sono. Salvo, ma possibile, salvo. Andrea, Antonio e Luigi. Salvo Mondalbano. Commissario Mondalbano sono io. Allora qua, Fight Club è stato scritto da, anche questa è una domanda che magari uno ha visto il film, ma poi chi l'ha scritto magari non lo sa. Vabbè, andiamo veloci, che Chuck Palahniuk. Sai che se mi sbrigo ne possiamo fare anche un'altra. Il famoso romanzo La Solitudine, chi l'ha scritto La Solitudine? Ah, dei cardinali, dei numeri primi, dell'eremita e di un uomo, no, è La Solitudine dei numeri primi. Andiamo e controlla, dai, 6 su 6, vabbè, questo era facile. Tutte giuste? Allora, ma sì, la lettura della fantascienza 1, non c'è letteratura fantascienza 2, che sarebbe stato bello farlo? Poi mi rimanda sempre letteratura 2, vediamo letteratura 2, è facile anche questo? Ma facile è il modo di dire, perché qua se ne va sempre su Moravia, cose, ma no, non saprei. Pure questa qua la so. Vabbè, dai, vi faccio vedere comunque sia quando possa essere difficile. Qua è facile, quando possa essere difficile, se uno delle cose non le sa. A che corrente apparteneva il poeta Salvatore Quasimodo? Crepuscolare, romanticismo, ermetismo, surrealismo? Non lo so, non me lo ricordo. Salvatore Quasimodo. E facciamo crepuscolare. Sono indeciso un po' anche con l'ermetismo. Diciamo crepuscolare. Boh. Tra le sue numerose opere, Alberto Moravia scrisse anche...
Allora, prima tu, scusa, la noia ti disse Alberto Moravia e tu mi hai detto di no, mi pare che era lui. Scrisse anche Enrico IV, I soliti ignoti, Il deserto dei Tartari. No, Il disegno dei Tartari? No. Quello è di... No, non ci sto pensando neanche ora. Allora, senti, non lo so. Enrico IV? Se non era la noia prima, se no... Mettiamo Enrico IV. Mi avrei detto la noia. Tranne che prima non era Alberto Moravia quando l'ho detto. Senti, allora mettiamoci coso, la noia. Chi ha scritto, e casomai, vede che poi il ferro batte sempre lì, il dente batte sempre dove duole. Chi ha scritto Il sergente della neve? Mario Rigoni Stern, Bappe, sarà Beppe, Fenoglio, Alberto Moravia e Mauro Corona. Il sergente della neve, vedete che Mauro Corona che fa lo scalatore, sarà, eh. Quale di queste opere di Italo Svevo? Questo è la coscienza di Zeno. Fiesta, che fantastica questa fiesta. La pioggia nel Pineto. È una poesia di Giuseppe Ungaretti, Gabriele Annunzio, Gianni Pascoli, Umberto Sabba. Non la so. La pioggia nel Pineto. Che sia di Ungaretti? Mettiamoci Ungaretti, dai. Ragazzi, tappatevi le orecchie, insomma. Quale di queste opere non è di Gabriele D'Annunzio? Allora, Piacere sicuramente sì. Uno e sono 100.000 di Pirandello. Resta Le Vergini delle Rocce o Notturno? Non è, però, vuoi sapere, non è. Non è. Allora sono tutte sue gli altri. Il piacere notturno della Vergine della Luna, nessuno 100.000 ha detto di Pirandello, va bene. Allora andiamo, controlliamo. 3 su 6, ragazzi, 50%. Vediamo cosa ho sbagliato. Allora, ecco, era l'ermetismo, quello in cui ero indeciso, naturalmente, cioè 50-50. Ecco, questa non l'avrei potuta mai indovinare perché Mario Rigoni Stern non lo conosco. La pioggia nel Pineto è di Gabriele D'Annunzio. Vabbè. Allora, questa l'abbiamo fatta, questa qua su Stephen King Media? Sì, l'abbiamo fatta. No, vorrei fare qualcosa di nuovo e poi concludiamo, perché già siamo a 21 minuti di... letteratura fantascienza 1. Questa l'abbiamo fatta, questa qua verde? Sì, l'abbiamo fatta la prima di tutte. Letteratura contemporanea 2. Oh, questa è difficile. Letteratura contemporanea 2 è difficile. No, ma questa già l'abbiamo fatto pure. Dai, allora, ma che è? Letteratura 1, letteratura 3. Letteratura 3. Sì, però basta che non mi torna sempre sui cosi. Ma vabbè, va. Facciamo questa qua, dai, poi chiudiamo. Ossi di seppia. È una raccolta di poesie di Ungaretti, Montale, Pascoli o Sabba. E credo possa essere Montale. Ma Sabba non viene mai proprio, non mi ricordo mai nulla di Sabba. Diciamo che, o è Ungaretti. No, per me sono intercambiabili, facciamo Montale. Tra l'altro Ossi di seppia, ma la ricordo sta cosa, i cocciabuzzi di bottiglia, mi ricordo sul muro. Non mi ricordo mai di questi frasi, Ungaretti, Montale. I fiori del male, questa la so, una raccolta di poesie di Charles Baudelaire, una raccolta di poesie di Arthur Rimbaud, una poesia di Charles... Minchia, ora questa mi... perché che era di Charles Baudelaire lo sapeva. Però è una raccolta di poesie o una poesia? No, credo sia una raccolta, perché è un libro. Mettiamo questa qua. Soldati, è una breve poesia di Giuseppe Ungaretti? Pa, può essere che è vera, vanno qua, non la so, quindi non dovrei pensarci più di tanto. Eugenio Montale fu insignito del premio Nobel nel 50, 58, 75 o 70? Beh, o è 50 o è 58. Facciamo 58. Aldo Palazzeschi apparteneva alla corrente e vabbè. Anche qua, futurista, romantica, ermetista o crepuscolare? Facciamo che... Senti, prima è andata male col crepuscolo, era ermetista. Facciamo o romantica, futurista, ma qua è uno sparare comunque, non lo conosco, mi da dire anche Pippin Nappa apparteneva alla corrente, che ne so. Mettiamoci crepuscolare, anche qua, non sono giocato prima, crepuscolare, non gioco anche ora. San Martino Campanaro del Carso è una poesia di Giuseppe Ungaretti, Gabriele D'Annunzio, Gianni Pascoli e Umberto Sabba. Sì, non ho mai detto Umberto Sabba. Mettiamoci lui, anche se non ho mai risposto neanche Ungaretti. Proviamo. Qua è la volta che io vado sotto. No, invece non riesco ad andare sotto il 50%. Va bene, quindi mi sono comunque salvato, dai. Vediamo cosa ho sbagliato. Ah, l'ha preso nel 75 il premio Nobel. Pensavo un poco prima. Aldo Palazzeschi è un futurista, naturalmente. Ah, però mi sono rovinato alla fine, cioè ho sbagliato le ultime tre.
e poi San Martino Campanaro e di Giuseppe Ungaretti, mi sembra giusto, no? Principale categoria, vediamo qua se io pigio letteratura. Ah, mi porta sempre qui. Fantascienza, già siamo a 24 minuti, o ne facciamo l'ultimissima velocissima, letteratura 2 facile, Stephen King, letteratura 1, però perché mette 1 e poi non, a me non me le ordinava. Ma letteratura contemporanea più difficile non c'era? 2 difficile, questo l'abbiamo già fatto credo. Sì, torno sempre sugli stessi punti. La fantascienza 02 non c'è, una fantascienza letteratura 3, le piante. Che poi ce n'è? La seconda guerra mondiale. Se no potremmo andare a fare, che ne so, categorie così, dato spaziamo, facciamo storia, scienze, letteratura, cinema e televisione, o calcio. Vabbè, scienze andiamo qua nel mio campo, quindi astronomia, natura e mammiferi, vero o falso, invenzioni e scoperte. Ma simpatico, invenzioni e scoperte, astronomia, animali, astronomia 2, sì, vabbè, per quanto possa essere appassionato di scienze 1 facile. Vabbè, facciamo questo qui, quello che mi aveva incuriosito, invenzioni e scoperte, questo è difficile. Vediamo un po'. Allora, Benjamin Franklin inventò la ruota, non credo, il parafulmine, il motoscafo, l'aceto. Ma sapete che potrebbe essere anche che inventò il parafulmine? Ma così, mi ispira. Il primo termometro fu realizzato da Galileo, Daniel Gabriel Fahrenheit, Leonardo da Vinci e Friedrich Nietzsche. No, penso che Friedrich Nietzsche aveva altre cose da fare. Leonardo da Vinci non credo, né Galileo, penso possa essere stato appunto Fahrenheit. 18.000 gradi Fahrenheit! Il sassofono viene inventato dal costruttore di strumenti musicali belga Adolf Sax nel 78, 1612, 1945 e 1841. Io penso che questi strumenti musicali siano abbastanza antichi. Ora, il 1600 mi sembra un poco esagerato, così come il 45 mi sembra troppo moderno. Potrebbe essere o 1778 o 1841 il sax, ma facciamo 41, poi magari è 78. Inventò la motocicletta a vapore, ah sì? Thomas Edison, Gottlieb Daimler, Louis Guillaume Parot e William Maybach. Vabbè ragazzi, qua è sparare. Allora, Edison lo escludiamo, dai, l'inventore della lampadina, se non vado errato. Gottlieb Daimler, però magari la motocicletta, Louis Guillaume Parot o William Maybach. Senti, facciamo questo qua, Daimler, poi se c'è qualche cosa con Daimler, motocicletta, facciamo Louis Guillaume Parot, vabbò. I fratelli Wright compiono il primo volo su un aeroplano portato a termine con successo nel... Quindi un aeroplano 1908, 1918, 1880, 1903. Allora, mi dovrei ricordare se nella prima guerra mondiale c'erano già gli aerei, anche se quella fu una guerra di trincea. 1918. Però mi ricordo che i primi del Novecento... C'era quella donna che fece l'impresa. Allora, potrebbe essere secondo me... qua poi ci ha messo 1908 e 1903. E quindi già questa cosa facciamo 1908. Inventò la macchina a vapore. Beh, Galileo Galilei no, Thomas Edison, James Watt e Benjamin Franklin. Facciamo il Watt. Facciamo Watt, che gli altri mi sembrano... 4 su 6, vabbè, ne ho sbagliate 2. Vediamo cosa ho sbagliato. Ah, pensa, il primo termometro fu realizzato da Galileo Galilei. Vabbè, bravo. Ecco, naturalmente era 1903. Questo avevo fatto 5 su 6. Erano i fratelli Wright. Simpatico però. Invenzioni scoperte 1. Cinema Steven Spielberg, questi l'abbiamo fatti. Cinema Mario Moricelli, facciamo l'altro, invenzioni scoperte, oppure facciamo scienze 2, vediamo scienze 2. Ah, eccolo qua, in che percentuale è presente l'idrogeno nell'acqua? Allora, me lo fossi ricordato. Nell'atmosfera, se non ricordo male, era il 20%. E nell'acqua l'ossigeno c'è. E in che percentuale è presente l'ossigeno? Questa non la ricordo, nell'acqua, se è 24, 11, 10 o 31. Che
paradossalmente potrebbe essere anche di più nell'acqua che nell'aria. Buttiamoci, facciamo 24, possibilmente di meno. Chi inventò il telefono? Vabbè, questo è Antonio Meucci. Tra l'altro poi ci fu la disputa con Tell, se non vado errato, dovrebbe essere Antonio Meucci. Chi inventò la corrente elettrica alternata? Nikola Tesla, Thomas Alva Edison, Levi Strauss o Antonio Meucci? La corrente alternata. Potrebbe essere stato anche Nikola Tesla. Facciamo Tesla, va? Vediamo che succede. Cosa inventò G.B. Dunlop? Ma chi lo sa? Dunlop. Potrebbero essere i pneumatici, effettivamente. Cellulare, telefono, no. Telegrafo. Però anche il telegrafo potrebbe essere. Dunlop. Però non so, Dunlop mi ricorda qualcosa con i pneumatici. Vabbè, sta cosa fa ridere. Albert Einstein nacque nel 1899, 1877, 1879 o 1900. E allora, quando partecipò al progetto della bomba atomica, credo che avesse già una certa età, Albert Einstein. Quindi, se era del 79, quanti anni avrebbe avuto? Perché sarebbe stato 80, 60 anni, mi pare forse troppo. Potrebbe essere 1899, l'anno di nascita di Einstein. Solo perché ci pensiamo, 1899, poi 900, ci potrebbe stare a 40, 46 anni, eppure neanche tanto. 89, però c'è 77, 89. Allora, l'istinto mi verrebbe di dire 1899, però diciamo 1879, va? La Luna è un pianeta, un satellite, una stella, un meteorite. Vabbè, la Luna è un satellite, lo sappiamo tutti. Vediamo quando ho fatto 5 su 6. Non mi dite che ho sbagliato quella su Einstein, perché veramente... No, allora quella era giusta. Allora, vabbè, la percentuale di ossigeno nell'acqua è 11,19. Quindi i pesci anche hanno, diciamo, la percentuale di ossigeno che è inferiore a quella che abbiamo noi nell'atmosfera, vabbè. Che poi in realtà non mi ricordo se quel 20% era miscela di azoto e ossigeno, oppure era ossigeno da solo. Vabbè, comunque sì, le altre notte quante giuste. Vabbè, ragazzi, ci siamo divertiti a fare questi quiz. Scienze 1, verde facile, sarà troppo facile. Quindi ci salutiamo e penso che farò l'ultimo video, ecco così, poi chiudiamo questa prima stagione, diciamo così, dei quiz, le domande e dei test. E poi naturalmente mi sto divertendo tantissimo a fare questi quiz, però capisco anche che portare sempre una cosa sul canale possa essere un pochino noioso, e quindi farò l'ultimo quiz e poi niente, poi riprendere la programmazione normale del canale. Quando poi mi arriverà voglia, magari mi cimenterò nuovamente con un altro test, un altro quiz. Magari me li potete anche segnalare voi se li trovate da qualche parte, e io li farò volentieri. Vabbè, con questo io vi saluto e ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao.